che dobbiamo cambiare la misura delle cose. È certo che dobbiamo cambiare la misura delle cose. Se misuriamo tutto in termini di PIL, forse non dobbiamo più usare questo metro di misura. Allora, quello che tu stai riferendo, il PIL giustamente non rappresenta tanto il lavoro domestico, non rappresenta le disutilità della distruzione ambientale, non rappresenta tante cose, quindi non è l'indice della felicità. Se tu pensi che il mondo sia costituito da una moltitudine di soggetti, e la moltitudine vuol dire che siamo tutti diversi, veniamo ad avere esperienze diverse, abbiamo soggettività diverse, no? Eppure nei vari contesti di vita troviamo dei momenti comuni di essere congrui l'un con l'altro, di cooperare socialmente, nonostante questa diversità. E ognuno di noi quindi porta con sé un'idea della misura delle cose. Possiamo trovare abbinamenti, convergenze o divergenze. Nel momento in cui noi ci mettiamo però a cooperare socialmente, qual è la misura delle cose che adottiamo? Quando andiamo a lavorare in fabbrica o in ufficio, la misura delle cose ci è stata data in una gerarchia. Questo è, queste sono le regole. Questa è la priorità, battere la concorrenza. Se dobbiamo essere più produttivi o efficienti rispetto agli altri, dobbiamo essere più competitivi, così noi salvaguardiamo il lavoro qui, però lo distruggiamo là. E nei procomuni invece noi ne parliamo delle misure comuni, ci sono processi di soggettivazione che sono diversi, stabiliamo noi le regole. Poi ci sono momenti di confronto, su che cosa siamo d'accordo. È una cosa completamente diversa rispetto a come le misure delle cose sono adottate all'interno dei circuiti del capitale. Lì vengono top down e sono riferiti unicamente rispetto al guadagno del profitto, quindi a relazione di rivalità rispetto ad altre istituzioni. In mancanza di questo senso dell'essere insieme, potremmo dire, dello stare insieme, in cui ognuno si pensa in maniera invece a sé stante, come si fa a ricostruire un'azione collettiva, comune, su che basi? Ma questo è il senso anche, a parte fare condirsi, però ci avete messo un attimo a perdere questo senso comune. No, abbiamo perso come generazione, abbiamo perso. No, la vostra ha vinto. No. La vostra ha completamente vinto su tutti i punti. perché ha vinto? No, è molto interessante. No, dire, nel senso che in realtà la vostra generazione è vissuta in modo collettivo fino a una certa età. Poi dopo però le vostre carriere era un momento. Ma no. E voi vi siete concentrati sulla vostra carriera, non voi ovviamente, ovviamente gli altri. Però effettivamente siete voi al potere adesso. Continuate a esserlo, non lasciate spazio a nessuno. Renato, no, non lasciate spazio a nessuno. Non sapevo di aver vinto. Mi sentivo sconfitto. E invece, si è vinto tante cose. Ci pensi, se vogliamo proprio parlare di vittorie, avete creato una frattura col passato molto forte rispetto alla generazione precedente. Quella è stata la vittoria più grande, certo. Una grande frattura culturale, anche. Poi chiaramente grandi vittorie, il divorzio, l'aborto, eccetera. Poi questa forza, questa vostra capacità di essere, di pensare sociale, quindi di fare politica fin da giovanissimi, perché poi era questo, perché pensare sociale significa fare politica, e ha permesso poi di fare politica veramente. E vi ha dato questa grande capacità di mediazione e di controllo. Ecco, questo secondo me è la ragione per cui la vostra generazione continua. Questo è molto interessante. Una delle nelle mie peregrinazioni in giro per il mondo, una delle cose che ho veramente notato è che la mia esperienza, io sono figlio degli anni 70, sono cresciuto adolescente negli anni 70, quindi ho vissuto l'ultima fase del grande movimento, no? Eppure questa ultima fase mi ha formato così in maniera forte. Ma se io ci penso, il primo giorno delle mie scuole superiori, primo giorno della scuola superiore, cosa succede?
succede che quelli più grandi di seconda terra, i primini, andiamo in palestra che facciamo le prove per resistere alla polizia. Le bandiere, le bandierone con le, a resistere alle cariche della polizia. Cordoni, compagni! Primo giorno di scuola delle superiori. Noi siamo cresciuti con viva la pappa col pomodoro, che io a 3-4 anni vi diceva la pappa, vi ricordate cosa dicevo negli anni 60, quella canzone lì? La storia del passato ormai ce l'ha insegnato, se siamo tutti uniti facciamo la rivoluzione, cosa dicevo? La storia del passato ormai ce l'ha insegnato, un popolo affamato fa la rivoluzione. Questa era una canzone per bambini. Gliel'ho detto agli inglesi una volta, parlando degli anni 70, e questi erano rimasti sconvolti. Rita Pavone, una rivoluzionaria. Queste sono stratificazioni soggettive. Poi il fatto che tu vai a scuola e ogni due giorni c'è uno sciopero, o per la fabbrica vicino, o per il biglietto del tram, o per quello che vuoi. Però quello è nato da che cosa? È nato poi da una situazione che si muoveva. E, insomma, non è che c'era prima, è nato, è emerso. Così come è emerso il movimento francese adesso. E c'è questo fenomeno dell'emergenza, no? Le scienze della complessità. Quando hai tante variabili che interagiscono, qualcosa emerge e nessuno può predire ciò che emerge. Però storicamente lo sappiamo, emerge questa cosa qua. La storia non è lineare e non lineare. Le lotte vanno per cicli, necessariamente. Allora, il punto è un ciclo di lotta, bene, benvenuta, ci vuole. Aria fresca, però cosa ci facciamo col ciclo di lotta? Cosa costruiamo con questo ciclo di lotta? Greta, ciclo di lotta. Ah sì, Greta è un ciclo di lotta, certo. E noi? Facciamo non io e Renato, però la nostra generazione se ne sta creando più che altro. Fa carte false per mistificarlo e per trasformarlo in altro. Questa roba qua della generazione, non lo so perché. Non lo so, ma è che io se faccio parte della nostra generazione, non è che vedo Greta e i movimenti giovanili sull'ambiente, certo, in maniera positiva, anche te. Certo. E allora non è che la nostra. Sì, no, generazione... dice qua, a livello di sistema. Essendo che è la nostra generazione, quella che per depotenziarlo. Sono a livello di età, per ritornare a quello che diceva Elena, no? Abbiamo siamo nel mezzo di una grandissima contraddizione. Noi siamo in un grandissimo dilemma. Cioè, le nostre vite sono invischiate dentro al capitalismo, dipendiamo. Poi è chiaro che in diversi momenti, situazioni, spazi del globale diverse, l'intensità, però da una parte noi dipendiamo enormemente dal fatto che l'accumulazione continui, l'accumulazione del capitale. Chi è qua, nella propria condizione materiale, che desidera una grandissima depressione economica? Chi è che lo desidera? Siamo dentro, però d'altra parte ne abbiamo bisogno. Personalmente penso che forse sia necessario. Quello è il punto, però non vorrei soffrire, ma penso che forse quella sofferenza è necessaria. Lascia stare un attimo la sofferenza, un attimo, prima di arrivare alla sofferenza. Cioè, una recessione nell'ambito delle relazioni capitalistiche è una sofferenza, che è diversa poi da tutto il discorso della decrescita, che non è semplicemente recessione. E decrescita insieme alla ridistribuzione di reddito, insieme alla costruzione di nuovi rapporti di socialità e di produzione, no? Non è solo recessione, perché la decrescita nell'ambito del capitalismo è recessione o depressione. Cioè, il punto è che siamo dentro un dilemma. Da una parte dipendiamo dal sistema che continua ad andare e che continua ad andare per
per la nostra riproduzione quotidiana, sia che siamo percettori di rendita, di salario, siamo dipendenti da questo sistema. Dall'altro sappiamo che questo sistema, continuando, continua a creare grandissime divaricazioni di reddito e di ricchezza da una parte, quindi problemi, grossissime contrapposizioni sociali e distruzione ambientale. Quindi siamo in questo impasse, siamo in mezzo, è un dilemma. E l'unica maniera per affrontare questo dilemma è che noi prendiamo risorse dal sistema e lo mettiamo per costruire altri sistemi. L'unica maniera di svincolare le nostre vite dalle forme estrattive, oppressive in cui siamo collegati. Diciamo che questo è il manifesto. Questo è il manifesto, poi è chiaro. Penso a quanto ha detto lei, ha rilevato lei, il momento in cui imputi a noi, a questo generico noi, la nostra generazione, il fatto di avere tappato e di essere ancora lì avvinghiati al potere, che non molliamo, perché in questa, la generalizzazione ci sta, però noi di manifesti siamo vissuti. Poi a un certo modo, come dire, ha preso dentro a una sconfitta radicale, perché tale è stata, perché questo è accaduto sul finire degli anni 70, e anzi siamo stati, come dire, la molla che ha determinato il livello di ristrutturazione formidabile del capitale, a partire dalla morte del fordismo, bla bla bla, eccetera, eccetera. E poi ha avuto ragione nella nostra vicenda, come dire, pur mantenendo un punto di vista, ha avuto ragione la vita, io dico. In che senso? Nel senso che... Nel senso che dovevi guadagnartela? Almeno per quanto riguarda la mia esperienza, sì, cioè così come fino a un certo punto non esisteva il... Del guadagnarsi la vita, a un certo punto è diventato come una sorta di necessità ineludibile. E c'erano le condizioni perché si trovasse il proprio spazio, perché la vita anche desse delle soddisfazioni dal punto di vista della sua riproduzione materiale. Si dice così. Che borghese che sei. Ma detta così un po'. No,